Il termine riduzioni sta a indicare la rete di villaggi missionari realizzati dalla Compagnia di Gesù in America Latina a partire dal 1609, nel territorio popolato dagli indios Guaraní, nella regione posta al confine tra gli attuali stati del Paraguay, del Brasile e dell'Argentina. Alcuni affermano che le riduzioni finirono col costituire un vero e proprio stato dei gesuiti, che consisteva in un'immensa riserva autonoma, regolamentata in tutti gli aspetti al suo interno, governata dai padri missionari, dotata di confine, a cui era interdetto l'accesso agli europei, salvo i padri della compagnia. I primi padri della compagnia che erano sbarcati in America Latina erano arrivati nel 1549, cioè 60 anni prima, lo stesso anno in cui San Francesco Saverio entrava in Giappone. E qui si erano insediati a San Salvador de Bahia, sulla costa atlantica, nella parte del Brasile controllata dai portoghesi. Negli anni successivi si erano spinti all'interno verso i territori di pertinenza della corona spagnola e qui si erano imbattuti negli indios Guaraní, indigeni che vivevano in condizioni primitive, muovendosi sul territorio praticando la caccia. Però questo lo facevano nella stretta misura in cui erano spinti dal bisogno, dalla fame, al di fuori del quale rimanevano per lo più inattivi, privi di stimoli, inclini al vizio, alla violenza, particolare che costò la vita a non pochi missionari. Ciò nonostante, perseguirono l'evangelizzazione di questo popolo con tenacia e questa azione fu favorita anche dalla naturale predisposizione che gli indigeni avevano ad accogliere la fede cristiana. Una predisposizione a cui doveva aggiungersi il metodo missionario dei gesuiti volto ad assimilare più che a stravolgere la loro cultura. Questa cultura, più che una vera e propria religione, comprendeva un insieme di credenze che includevano miti, in alcuni casi compatibili, se non addirittura simili, ad alcuni contenuti della fede giudaico-cristiana. Per esempio, la fede nella creazione, nel diluvio, nel paradiso. Un fascino enorme, esercitava poi su di loro la musica, la pittura, il coraggio e il disinteresse dimostrato dai padri, tutti fattori che li portarono progressivamente ad accogliere i missionari e accettarne la guida. Nel contempo i Guaraní rimanevano difficili da trattare perché incostanti e imprevidenti. Quando avevano da bere e da mangiare a sazietà si abbandonavano all'inattività, al vizio, finché la fame non li spingeva a scuotersi, a riprendere, a cacciare e a battersi per la vita. Si nutrivano anche di carne umana, praticando il cannibalismo. Erano sensuali, erano violenti, erano bugiardi. Con infinita pazienza i missionari vinsero le loro diffidenze e seppero progressivamente conquistarle. Bisognava arginare la loro ingordigia, imporre una disciplina, bisognava dargli solo in prestito gli strumenti o gli animali per il lavoro, perché avrebbero barattato i primi e divorato i secondi, per poi abbandonarsi nuovamente all'ozio. Il sistema del prestito, anziché della concessione in proprietà, introdotto dai padri della compagnia, fu letto da qualcuno come una specie di esperimento socialista ante litteram. Per esempio, lo studioso russo Igor Safarevich, nel volume Il socialismo come fenomeno storico mondiale, usa questa similitudine, quando in realtà era solo l'espediente per vincere la loro naturale inclinazione all'inedia. Bene, a partire dal 1609 i padri crearono degli insediamenti indigeni ben organizzati, grazie anche all'appoggio spagnolo che vedeva in questa azione dei gesuiti un efficace baluardo ai rischi espansivi portoghesi. Fu
Forti delle disposizioni con cui il re Filippo III aveva affidato alla compagnia l'azione evangelizzatrice, proibendo loro di sottomettere gli indigeni con la forza, i gesuiti avevano impostato un'azione che nell'arco di pochi decenni diede vita a un modello estremamente originale, possiamo dire inedito, di missione, appunto le riduzioni. Un modello che si proponeva di evangelizzare gli indigeni senza stravolgerne l'identità e la cultura, valorizzandone le naturali inclinazioni. È questo un tema che richiama un aspetto centrale dell'annuncio cristiano, che possiamo sintetizzare così. Il cristianesimo, così come si è sviluppato in Occidente, può considerarsi un modello esportabile? Oppure quello occidentale è uno solo dei tanti modi con cui il messaggio evangelico può essere incarnato e può concretamente incarnarsi? In altri termini, il cristianesimo ha la capacità, oppure no, di adattarsi di volta in volta alla cultura che incontra, esprimendosi con modalità originali che nella diversità manifestano la ricchezza di cui è portatore? A questo interrogativo i gesuiti hanno dato risposte che spesso generarono incomprensioni ed equivoci, arrivando persino a metterli in conflitto con altri ordini religiosi impegnati nella missione. A volte, persino a porli in contrasto con l'autorità ecclesiastica, così come era avvenuto per esempio in Cina, dove grazie al genio di padre Matteo Ricci si era efficacemente inaugurata una strategia missionaria secondo cui tutto andava accolto della cultura e delle tradizioni locali, salvo ciò che si opponeva in maniera irriducibile ai contenuti essenziali della fede. Per il resto, era la fede cristiana a doversi adattare alla cultura cinese, di cui i padri avevano recepito e valorizzato i costumi, le usanze, la lingua, tanto che alcuni di loro arrivarono ad ottenere la dignità e le insegne del mandarinato. Un'intuizione questa che sarebbe stata efficacemente replicata anche tra gli indios guaraní, ma che intanto fece piovere addosso alla compagnia l'accusa di favorire più del sincretismo religioso che non un'autentica azione evangelizzatrice. Teniamo presente il contesto storico in cui si svolgono queste vicende. Dopo la spedizione di Colombo, il mondo si era improvvisamente dilatato, cambiando radicalmente le prospettive. Nel 1513 veniva costituita la prima diocesi nel continente americano, a Panama. Solo 5 anni dopo veniva consacrato in Congo il primo vescovo dell'Africa nera. Ancora 15 anni e veniva creato in India il vescovato di Goa. Francesco Saverio in Giappone, padre Matteo Ricci in Cina, si assiste a un susseguirsi inarrestabile di eventi che aprono prospettive impensabili per l'evangelizzazione. Tanto che nel 1622 Papa Gregorio XV istituiva la congregazione Propaganda Fide col preciso intento di promuovere, consolidare, organizzare, in una parola a gestire, i successi ottenuti in oltre un secolo di ininterrotta espansione missionaria. Frutto di questa nuova istituzione furono le istruzioni del 1659 che costituiscono un po' il vademecum del missionario, l'ABC che ancora oggi ispira una corretta impostazione dell'evangelizzazione. Ma cos'erano in concreto le riduzioni? Le riduzioni erano villaggi di varia dimensione, alcuni molto grandi, che arrivarono a contare oltre 20.000 indios, altri molto piccoli, di poche centinaia di persone. Tutti autonomi, autosufficienti, dotati di un adeguato appezzamento di terra sufficiente a garantire il fabbisogno alimentare degli abitanti, con un'organizzazione sociale molto articolata ed efficace, diretta dai padri missionari.
La struttura dei villaggi era ovunque la stessa, salvo le dimensioni. Al centro una grande piazza su cui si affacciavano la chiesa, le case dei missionari, la scuola, i laboratori, i magazzini, il cimitero. Di qui si irradiavano le strade lungo le quali sorgevano le abitazioni dei singoli nuclei familiari, costruzioni fatte in pietra, dotate di un unico ampio locale condiviso dall'intero nucleo familiare. Pur nella loro essenzialità, queste abitazioni costituivano una novità assoluta rispetto alle capanne primitive, cui erano abituati a vivere i Guaraní. Oltre l'abitato, cintato, c'era il terreno da coltivare della riserva, diviso in due parti, la Tupambá, terra di Dio, e la Abambá, terra individuale. La prima destinata al lavoro collettivo, la seconda assegnata ai singoli nuclei familiari. Il lavoro, molto diversificato, non si limitava alla coltivazione dei campi. Si allevavano tori, si conciavano pelli, si fondevano metalli, si lavorava il legno, si stampava, si tesseva, ma poi si mettevano anche a frutto i talenti naturali di questi indigeni, che rivelavano doti particolari in alcuni campi. Per esempio erano eccellenti scultori, liutai, musicisti, cantori, pittori. I padri organizzavano il lavoro, insegnavano le tecniche necessarie, gestivano la vendita dei prodotti della missione, assicurando le entrate necessarie alla sua sopravvivenza e ai bisogni di tutti. Quanto fosse sviluppata l'attività delle riduzioni lo si può evincere da alcuni esempi concreti. Nella riduzione dei santi Cosma e Damiano si arrivò a costruire un osservatorio astronomico ed alcuni telescopi sotto la direzione del padre Bonaventura Suarez. Un'attività che consentì le prime osservazioni fatte con metodo scientifico dell'emisfero australe. Oppure l'italiano padre Domenico Zippoli, che in Italia era stato allievo del maestro Alessandro Scarlatti, lavorò molto allo sviluppo della sensibilità musicale dei Guaraní, che si rivelarono non solo bravi cantori e buoni musicisti, ma anche ottimi compositori. Lo testimoniano gli spartiti delle musiche scritte dagli indigeni che ancora oggi vengono eseguite in concerto in America Latina. Questo non deve stupire, perché al contrario di ciò che si potrebbe pensare, in queste zone impervie e inospitali non venivano mandati uomini missionari animati da grande spirito evangelizzatore, ma poveri di cultura. Al contrario, spesso si trattava di religiosi di grande cultura e forte spirito di intraprendenza. Scopo delle riduzioni era la promozione materiale, sociale, spirituale degli indigeni, insieme alla difesa dal rischio del lavoro coatto, attuato sia dagli spagnoli che dai portoghesi, soprattutto questi ultimi, che organizzavano sistematiche razzie e incursioni per catturarli e costringerli al lavoro forzato nelle piantagioni della pianura, riducendoli di fatto in schiavitù. Per l'autodifesa da queste incursioni, i padri organizzarono vere e proprie formazioni armate di indigeni, una sorta di milizia di autodifesa che al momento di massima espansione arrivò a contare più di 12.000 uomini, che in alcuni casi furono impegnati in vere e proprie battaglie, come nel 1641, quando nella località di Mboboré si scontrarono circa 4.000 guaraní delle riduzioni di San Nicola, San Francesco Saverio e Nuestra Signora dell'Assunzione, con circa 3.000 paulisti, termine usato, paulista, per identificare gli schiavisti provenienti dalla regione di San Paolo. Lo scontro, a cui avevano partecipato anche alcuni padri della compagnia, padre Diego de Alfaro e padre Pedro Romero,
si risolse con la piena vittoria degli Indios, la fuga dei pochi paulisti e il canto di ringraziamento del Te Deum nelle riduzioni. O teniamo presente che nel momento della sua massima espansione, nella prima metà del Settecento, il sistema delle riserve arrivò a contare 33 villaggi popolati da circa 150.000 indigeni. Volendo sintetizzare l'originalità delle riduzioni, questa si fondava su quattro caratteristiche fondamentali, frutto dei principi elaborati da padre Diego de Torres, primo padre provinciale del territorio. Primo, i villaggi non sorgevano in funzione e quindi in prossimità delle città coloniali. Al contrario, erano dislocati lontano da esse per preservarli dal cattivo esempio e dai pericoli costituiti dagli europei a cui era interdetto l'accesso alle missioni. 2. Il lavoro degli indigeni era interamente realizzato nel villaggio, a favore però dell'intera comunità. 3. La guida dei padri non riguardava solo la vita religiosa e l'attività apostolica, ma anche l'organizzazione sociale, politica e economica della comunità. 4. Il sistema delle riduzioni costituisce un tutt'uno in cui sono favorite le relazioni tra i villaggi in modo da costituire un'unica entità statuale. Questi principi garantirono la sopravvivenza e la stabilità delle missioni per oltre 150 anni. Allo stesso tempo, ne palesarono i limiti che si rivelarono fatali quando i poteri forti dell'epoca ne decretarono la fine. Mi riferisco all'esagerato paternalismo esercitato dai religiosi che di fatto impedì la formazione di una gerarchia autoctona costituita da indios capaci di esercitare un'efficace leadership, oltre che l'assenza di sacerdoti indigeni, un vuoto che si è protratto troppo a lungo. L'assenza di entrambi si rivelò fatale quando nel 1773 i gesuiti furono espulsi dal continente e le riduzioni scomparvero, perché in quella circostanza, nel momento in cui sarebbero serviti, non vi erano né autorità né sacerdoti indigeni che potessero sostituire i padri missionari espulsi. Ma di questo ci occuperemo un'altra volta quando parleremo degli eventi che hanno portato i poteri forti dell'epoca, ostili alla Chiesa, ad organizzare un vero e proprio attacco su larga scala nei confronti della Compagnia di Gesù, culminato nella soppressione dell'ordine del 1773.